Tagliatelline alla crema di peperone, un piatto dal profumo e dal sapore speciale. Un minuto e si fa. Lista della spesa: peperoni gialli e rossi, pecorino stagionato, capperi sott'aceto, sale, pepe, olive taggiasche denocciolate, il limone, l'aglio, il peperoncino, le acciughe sott'olio, la fresella, le mandorle non pelate, l'olio extravergine di oliva, prezzemolo, basilico e naturalmente le tagliatelle. Cominciamo! Dopo aver lavato e asciugato i peperoni, li mettete ad abbrustolire. La genialata di botto. Dopo averli puliti dai filamenti, li dovete mettere dentro a un cencino bello pulito, li chiudete in un sacchetto di plastica. Il problema è che i peperoni non si digeriscano per colpa della pelle. Frullare i peperoni con l'olio, il sale e il pepe. Saporini. Due buccine di limone, una manciata di mandorle, le olive, i capperi, le acciughe, un pezzo di cacio con la mezzaluna. Tagliatelle. Si riduce in briciole la frisellina, le bricioline. Per sapere quanto è buono andrebbe assaggiato. I peperoni rossi e gialli daranno al sugo anche un sapore dolce e affumicato. Croccante. Ah, io vi avverto, questo piatto crea dipendenza.